Che sti sono i gatti di qua, che sti sono i gatti della ditta. Quando gatti di spurigliare che... Campanello. Ce l'avevo io che sono vicino alla porta. Io ci sto rapendo. Moriamo qui. Oh, cavaliere. Cuccio porta di mattina qua a casa mia. S'accomoda. Che stavo passando da qua, mi fai una visita, mi fa piacere. Fici bene, ogni tanto che avete sogno tutto indaffarato, quando catte, monsette, con le cose con queste ditte, IVA, e anzi ne capisci che oggi la gente, chi altro che ragionare, non stiamo ragionando più neanche noi. Ma comunque, salite, vedi che c'è il cavaliere, facci un caffè, che vuole, qualche caffè o qualche liquorino, chissà, c'ho suo piacere, Caffè. Salite, prepara un caffè, che c'è un cavaliere qua. Ai, certo che sta facendo un'altra, che parà l'estate, cavaliere, E ne lamentiamo, e da superente notte, che dici che già su chi è cappotto, e ti sai la televisione, Ive, cose, che ne stiamo richiando. E poi, infatti, c'è gente che parla male della Sicilia. Come può dispezzare la Sicilia, c'è tu, ne va? Quel bello mare che avevamo, io clima, l'aria, il sole. Ma uno tono sti polendoni, capano tutte un suonate per me. E poi i nostri picceriti, i viri, sono più spetti di chiedi. Cioè, vengono da fera, da pescheria, già vendono buste di plastica, bordesino, qua. E hanno il senso del commercio, va. E quelle che fanno le scippe, che ci pare, niente. Chiedi è un dono di natura, perché chiedi, come, già i chinichi, come vedono una bossa, ta, ce la sugono, su, e ci spilano tutto. Invece, quando vedono magari qualcuno che è raffinato, a chiedo su, ci futtono direttamente il portafoglio. E una volta manca a me, magari. Ma comunque, i carusi sospetti, i nostri carusi sospetti. Per esempio, un altro, quando eravamo più carusazzi, giustamente, che avevamo sta spettizzare oggi? E avevamo gli occhi chiusi. Come io giocavamo alle buspere, giocavamo alle stoppaghi, a chiappa a chiappa, a tuppetro, a caricabotte. E anzi, a proposito di caricabotte, mi sta vedendo questo mungherozzo qua, cavaliere. Udo caso. Mentre che correvo, che stavo facendo caricabotte, ditta, vieni che vengo. C'era un figlio di Arusa, che ora questo è affogato, era un amico mio ora, no? Questo sarà stato. Tu mi andappai in despicolo del pesolo che proprio assunto mai. Ma... Vorremmo mi chiedere se chi è pronto tu cosa. Sarida! Tu caffè a che no? Sta chienando Tomazzi! Un caffè a chienare! Con cavaliere c'è! E comunque oggi chiedo che mi provoca per cavaliere, sai che cosa è? Mio figlio. Perché oggi sono stranamente diverse di un altro. Quando a cercare il pilo, cercano robe di macca, fanno le stuffuse. Per esempio, ci pare bello oggi. Accatto la carne e non la volo. Ci accatto i pisci e ci sono le resche. Ci calo la pasta e ci pare che è grosso. E poi per i peres tutte le vulerie se le pestivano. E ci pare bello. Io parano con lei, c'è il ruppo del canarozzo che quando prima alla mia casa qualcuno li busca. Questo è poco ma sicuro. Comunque torniamo a noi. A sua vista che cosa debbo l'onore? Vuole prestare 100.000 lire? Io con ci visti questo? No, stavo dicendo, ci servono 100.000 lire. Però ora lei viene proprio di mattina quando io ora sto venendo proprio alla posta. E se così non fa tempo devo pigliare delle cose che devo sprugliare per me e ci piglio magari le cose a lei. Però fosse bello, che fa? Ma aspetta qua, tanto vale che ne vedremo del pomeriggio se lei... Va bene, ne vedremo del pomeriggio. E che se ne sta chiedendo, manco un caffè si piglia. Allora, ne vedremo alle 5. Ah, ma andare a vederla. Non si preoccupi. Ah, poi andare a stare Meruna, non ci facessi caso, non siamo a questo noi. Arrivederla. Chi è scemo che sto qua? Io ci rogno 100.000 lire, che non si virano qui. Ma gente, ma chi sbaglio c'hanno, va? Mi domani di sotto è mia, va? Perché io ci vai, caputo la mano nel cesso e ci piglio 100.000 lire. Se ora i 5 mi faccio trovare intra, io ci pare, va? Ora vecchio, io sei 4 ne esci e io devo stare alla porta. Ma voglio fare i viaggi. Scemo che sto qua, oh.